Buongiorno a tutti. Oggi rendiamo omaggio alla nostra mascotte, il Bison Priscus, che da anni incanta i bambini di tutte le età e visita il museo del territorio. E ci darà l'occasione di parlare, questo reperto fossile, delle variazioni climatiche e dell'ambiente nella Valle del Conca durante l'era quaternaria e più precisamente nella sua epoca più antica, il Pleistocene. I resti fossili esposti al museo ci permettono di capire quali animali vivessero durante quest'epoca, quali specie vegetali ricoprissero il nostro territorio e soprattutto è testimoniata la presenza di gruppi di cacciatori paleolitici di cui sono stati rinvenuti degli strumenti in pietra scheggiata. La datazione radiometrica di un dente di rinoceronte ci ha permesso di datare i resti fossili esposti nelle sale del museo a circa 200.000 anni fa. Quindi, molto presumibilmente, queste specie animali e vegetali risalgono al periodo della penultima glaciazione, RIS. Come sapete, durante il Pleistocene, l'Europa ha conosciuto 5 fasi climatiche molto fredde, chiamate glaciazioni. Le glaciazioni hanno i nomi del Danubio e dei suoi affluenti, Ulf, Mindel, RIS, Würm, dove sono state ritrovate tracce di attività glaciale. A questi periodi molto freddi si alternano dei periodi interglaciali in cui il clima era mite o addirittura a caldo. Durante le glaciazioni i continenti vennero ricoperti per circa un terzo da una coltre ghiacciata e per 5 volte l'Europa venne ricoperta a ghiaccio nella sua parte settentrionale e anche lungo tutto l'arco alpino. Altro interessante aspetto è il abbassarsi del livello dei mari, addirittura alcune porzioni del mare del nord e dell'Alto Adriatico divennero terraferme. Perché questo accadeva? Perché l'acqua si gelava al suolo o sottoterra e quindi si ritirava, si abbassava il livello dei mari. Altro interessante aspetto, come vi dicevo, riguarda l'Alto Adriatico e dobbiamo immaginarci qui a Riccione all'interno di una vasta pianura. Infatti la linea di costa doveva andare dalla città di Pescara alla città croata di Zara. Ma il clima era così freddo anche qui a Riccione o nella Valle del Conca? Probabilmente no. E gli studiosi pensano che il Mediterraneo mitigasse il clima e che la temperatura nella Valle del Conca fosse di solo 9-10 gradi inferiore a quella attuale. E il diorama rappresenta quale dovesse essere l'ambiente durante il Pleistocene. Avere un ambiente di prateria nella parte di pianura e una fitta foresta di abeti e faggi nella fascia appenninica. Ma adesso rendiamo omaggio a chi ha scoperto questo sito che ha impreziosito le collezioni del Museo del Territorio. Il sito è stato scoperto nel 1974 dal rizzonese Gianni Conti ed in seguito indagato anche dal maestro Luigi Ghirotti, a cui oggi è intitolato il Museo del Territorio, e da Loris Bagli, che è tanto pubblicato su quest'area. Loris Bagli ha anche curato l'allestimento del Museo del Territorio ed è stato coordinato dal professor Benedetto Sala dell'Università di Ferrara per la sezione del Quaternario della Valle del Conca. Perché all'altezza della località Tombaccia di San Giovanni Marignano, Cella di Misano Adriatico, sono stati ritrovati tanti resti fossili? Durante il Pleistocene medio il Conca doveva formare due distinti bacini fluvio-lacustri, dove venivano depositati i resti di piante e animali trascinati dalla corrente. Questi venivano subito ricoperti da sedimenti fini, ghiaie, sabbie e fango. E quest'area a moderata circolazione d'acqua ha conservato dei tesori oggi esposti in museo. Per esempio il nostro Bison Priscus, che presenta un'ampia porzione scheletrica ben conservata e il cranio pressoché perfetto. Il bisonte preistorico si diffuse nel continente europeo, proveniente dall'Asia meridionale, circa 400.000 anni fa e si estinse alla fine dell'ultimo glaciale. E viveva in quest'area di steppa dove poteva nutrirsi di erbe e circolare liberamente perché la vegetazione non era così fitta. Si estinse probabilmente a causa dei cambiamenti climatici, ma anche perché era una specie fortemente cacciata dagli uomini dell'epoca. Il bison priscus era un animale imponente. Era alto quasi 2 metri al gardese, aveva un aspetto caratteristico determinato dalle spine neurali che gli conferivano questa gobba tipica della specie. Caratteristiche anche le corna, ampie anche 1,20 m, rivolte in avanti. Un'altra caratteristica era quella di essere ricoperto completamente da un pelo al muso. Ma si estinsero tutti i bisonti?
Assolutamente no. Se ne conservano ancora due specie, il bison bonasus, che è il bisonte europeo, di dimensioni più ridotte, vive ancora oggi in aree protette, soprattutto in Polonia. Invece il parente americano, bison visus, ha un aspetto più massiccio, tosto, e più alto, ha un torace più imponente e una testa più grande. Anche lui purtroppo deve vivere in aree protette e ha rischiato l'estinzione. Per saperne di più sulla flora e la fauna del lago pleistocenico, vi diamo appuntamento lunedì prossimo, sempre sulla pagina Facebook del Museo del Territorio. Restate a casa, speriamo ancora per poco, vi raggiungiamo noi. Un saluto e un grazie a tutto lo staff del museo. Ciao!